tutti! Sono Matteo Licitra, questo è UDub, il mio canale dedicato al mondo del doppiaggio e dei doppiatori. Sono davvero felice, perché con noi c'è Fabrizio Vidale! Ciao, ciao a tutti, ciao Matteo. Caro Fabrizio, sei nato a Roma il 2 febbraio del 1970. Ma non si dice l'età, non è una cosa carina. Dai, scherzo. Sì, del 1970. Non dico mai alle femmine. Ecco, appunto. Allora, sei figlio di Franco Latini e Piero Vidale. Bravissimo. Sei fratello di Ilaria Latini e Laura Latini. Sì, bravo. E sei padre delle giovani doppiatrici Chiara e Sara Vidale. Ottimo, il profilo è fatto. Hai doppiato attori come Jack Black, Don Cheadle, Josh Gad, Anthony Anderson, Marlon Wayans, Wayans, Chris Rock, Nick Frost, Phil Lewis, Jack Gyllenhaal, Seth Rogen e Eddie Murphy. Eddie Murphy, ho finito adesso di doppiare Eddie Murphy nel suo ultimo film, tra le altre cose, e uscirà il 5 marzo. Sì. E personaggi di animazione come Pimpy in Le avventure di Winnie the Pooh, il Pepe Rosso nei due film di Rio, Speedy Gonzales nei film e nelle serie di Looney Tunes, Bartok, il castello bianco di Anastasia e di Bartok il Magnifico, Maui di Oceania, Sio Paperoni nel reboot di DuckTales, Carly in Soul, Ducky in Toy Story 4, Oliver Hutton in Ollie e Benji, Gunther in Sing, Owen in A Tutto Reality, Bobby in Mostri contro alieni e Remy in Remy. Ovviamente ce ne sono molti altri che per ragioni di tempo non menziono. Certo, ottimo. Oggi vorremmo scoprire qualcosa in più su di te. Bene, che vuoi sapere? Allora, io non so da dove cominciare. Ti confesso che sono molto emozionato. Ne parlo da giorni. Rilassati, stai tranquillo, siamo amici. Certo. Ne parlo da giorni con mio papà, anche lui ti adora, perché Jack Black è uno degli attori preferiti ed è cresciuto con gli Benji. Ottimo, anch'io. Qual è il tuo percorso artistico? Il mio percorso artistico, io ho cominciato da bambino, ero molto piccolo, a 3 anni e mezzo. Il primo doppiaggio che ho fatto a 3 anni e mezzo fu Robin Hood e i compagni della foresta della Disney, in cui doppiavo un piccolo coniglietto che si chiamava Cudicillo, che era un piccolo personaggio all'interno di quel film della Disney, un cartone animato di tanti anni fa. E lì cominciai perché cercavano la voce di un bambino molto molto piccolo e non riuscivano a trovarla. Io avevo accompagnato mia mamma che stava lavorando alla Fonoroma, che era un tempio del doppiaggio negli anni 70, e in quel momento è passato un nostro amico comune che era Pino Colizzi, e che mi prese al volo e mi disse: ah, devi venire qua. Lui doppiava, fra le altre cose, Robin Hood. E mi disse: ah, devi venire Fabrizio a fare una prova con me, una prova voce. E quindi siamo andati in sala, abbiamo fatto questa prova voce, e andò bene, e quindi fu il mio primo doppiaggio nel 1973-74. Chi sono stati i tuoi maestri? Ce n'è qualcuno di cui ci vuoi regalare un ricordo? Beh, sicuramente Pino Colizzi è stato per me un grande maestro. Devo dire, sono tanti. Renato Izzo è stato un grande maestro. Io ho cominciato a collaborare con il gruppo 30, che è stata all'epoca una delle prime società, oltre alla CDC, che appunto dal distaccamento di alcuni attori della CDC dell'epoca si formò il gruppo 30, che era una società dove c'erano appunto Renato Izzo, le figlie Simona, Rossella e vari attori, Peppino Rinaldi, e io diciamo che all'età di 17 anni, 16 anni e mezzo ho cominciato a lavorare con loro, e sono stato poi con loro in quella società per tanti anni, per 7-8 anni. E quindi insomma i miei maestri sono stati loro, principalmente Renato Izzo,
a me piaceva moltissimo, avevo un bellissimo rapporto con Tonino Accolla, anche lui lavorava insieme a noi, quindi insomma sono tutte persone che io ho seguito e ho un po' carpito e rubato le loro manifestazioni, diciamo così. Due cartoni dell'infanzia di mio padre sono stati sì. Remy, in cui ho doppiato Remy, e Holly sì. e Benji, in cui ho doppiato Oliver Hutton. Sì. Ti ricordi ancora questi personaggi? Non ho capito, scusami Matteo, dimmi. Ti ricordi ancora questi personaggi? Come no? Certo, come dimenticarli. Remy è stato il primo cartone animato che è uscito in 3D in Italia. E mi ricordo che insieme a, cioè prima che iniziasse questa serie di cartoni, TV Sorrisi e Canzoni mise insieme al giornale mise gli occhialetti per poterlo vedere in tre dimensioni e fu il primo cartone 3D che mandarono in televisione ed era il 1978-79 e poi a seguire mi ricordo che la prima serie di Holly e Benji che poi dirigeva mia mamma. Io avevo 11 anni, 11-12 anni, quindi 81-82. Remy era molto triste. Sì. Tu avevi 7 anni? Io avevo 8 anni quando ho fatto Remy. Come vivevi il dramma di quel cartone? Lo percepivi? C'era qualcuno che ti aiutava? Beh, c'era un grande direttore di doppiaggio che era Enrico Bomba. All'epoca e vicino a me c'era anche Arturo Dominici che interpretava il nonno di Remy. Non potevo percepire, essendo io bambino e vedevo tutto un po' come un gioco, chiaramente e fortunatamente ancora vedo tutto come un gioco, il dramma di quella situazione, quindi per me non ero così identificato in quel dramma sicuramente. Però, insomma, che era triste me lo ricordo, insomma, non mi faceva impazzire perché era un po' troppo triste. Però, insomma, mi sono divertito tantissimo a farlo. E invece, parlando di Holly e Benji, sulla mia pagina Facebook sono venute fuori delle comande molto divertenti. Cioè, domande divertenti. Anche se un po' dissacranti. Quanto era lungo il campo? Ci mettevano 5 puntate per attraversarlo. Non era davvero incredibile questa cosa? Beh, certo che era incredibile. Era un cartone animato, anche perché vedi che per arrivare a un gol si facevano 3-4 puntate, quindi insomma è un po' come Beautiful, hai visto? Non so se ti è mai capitato di vedere Beautiful. Per arrivare a un bacio passano 12 stagioni, perché il brodo viene allungato. E quindi anche Holly e Benji, c'era sta palla in aria che girava, 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 non arrivava mai dove doveva arrivare, insomma. Però diciamo che è rimasto un po' nell'inconscio collettivo come uno dei primi cartoni che ha attirato l'attenzione di tantissimo pubblico perché ancora oggi ogni tanto mi chiamano anche che ne so, da Sky Sport o qualche giornale sportivo, vogliono fare delle interviste. Comunque tutta la nostra generazione dell'epoca, uomini e donne, hanno comunque seguito tantissimo Holly e Benji. E l'ultima serie che abbiamo doppiato noi, perché poi questo reboot che hanno fatto l'altro anno non è stato fatto da noi, ma è stato fatto a Milano. Questo è vero. L'ultima serie doppiata da noi è stata nel 2003, quindi tu pensa dall'81-82 al 2003 quanti anni sono passati, insomma. È stata una bella esperienza, ci siamo divertiti anche perché poi all'epoca lavoravamo tutti insieme, adesso non è più così, è cambiato molto il nostro lavoro. All'epoca si lavorava tutti insieme in sala, quindi figurati, puoi immaginarti tutti i pomeriggi, 6, 7, 8 ragazzini tutti insieme, era un delirio. Secondo te, come mai è stato necessario di doppiarlo? Non era così vecchio come cartone. Ma credo per un fatto di, non so se è un fatto di diritti, io questo non te lo so dire, ce lo siamo domandato in tanti, anche perché la scelta che hanno fatto non è stata quella di prendere voci più giovani, ma in realtà l'hanno doppiato quasi persone della nostra età, quindi non ti so dire, sai, probabilmente a volte i lavori vanno in alcune società e in quelle società collaborano alcune persone e lavorano certe persone, poi noi non abbiamo molto scambio o tanto scambio con le società di Milano, alcune sono più piccole, altre sono più grandi,
Non ti so dire, non so se ci fosse una necessità o meno, probabilmente se l'hanno fatto c'era, ma io non la conosco. Noi non siamo stati interpellati, questo ho sentito anche Giorgio Borghetti e mi ha confermato che non, neanche lui è stato contattato. Quindi noi pensavamo che venisse doppiato da alcuni ragazzi, come eravamo noi ragazzi all'epoca, invece insomma è stata fatta una scelta differente, però liberi. Ma Roberto, l'allenatore brasiliano, aveva Sì. una relazione con la mamma di Olly? Ah, questo non te lo so dire. Questa piaceva a tutti, questa idea era un po' romantica, piaceva a tutti. Tra le altre cose, Roberto si chiamava anche il doppiatore che doppiava Roberto perché era Roberto Del Giudice, la voce di Arsenio Lupin, Lupin III. Lo so, ne me ne ricordo, ma per me mi rimane, anche per me mi spigli. Come no, certo, assolutamente sì. Probabilmente sì. Piaceva alle persone pensare questo. Che cosa ti piace fare quando non lavori? Ah, guarda, io faccio tante cose. Mi piace fare sport, mi piace camminare e quindi quando mi piace stare all'aria aperta principalmente, perché essendo stato per 50 anni chiuso in una sala di doppiaggio al buio, appena posso mi piace stare all'aria aperta, vedere colori, quindi un po' un richiamo della foresta. Fabrizio, hai doppiato Jack Black in tantissimi film come Sì. Alta Fedeltà, School of Rock, King Kong del 2005, Tropic Thunder, che gli è valso un Oscar, i due film di Jumanji, e nei due film di Piccoli Brividi, e anche Il Mistero della Casa del Tempo, e in tanti altri. Quanto ti piace doppiare quest'attore? Beh, tantissimo, ormai sono 22-23 anni che lo doppio. E ci siamo poi incontrati anche via Zoom tempo fa, grazie a Rovazzi, che ha un canale Twitch, su Twitch, e quindi insomma aveva organizzato questo incontro e abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, ci siamo divertiti, ci siamo fatti un sacco di risate. E anche lui era affascinato dal fatto che ogni tanto mi tirava fuori qualche titolo di qualche film e io dicevo sì, l'ho doppiato io, e lui diceva ah, ma così tanti anni che collaboriamo insieme, ha detto in realtà. Quindi anche lui era un po' stupito di tutto il tempo che lui ha fatto il suo lavoro e io qui in Italia gli ho dato la mia voce. Lui, tra l'altro, è davvero un personaggio a 360 gradi, impegnato nel sociale, parla sempre senza peli sulla lingua, ha anche un gruppo rock chiamato Tenacious D. Sì, Ti piace la loro musica? a me piace molto la musica rock, lavoro anche per una radio che principalmente trasmette musica rock, che è Virgin Radio, e io faccio un programma che si chiama Virgin Motel la sera. Sì, loro hanno questo gruppo molto particolare, perché insomma puoi immaginarti Jack Black sul palco, è spettacolo puro, oltre che lui è un grandissimo musicista, lui credo che nasca proprio come musicista. E fra le altre cose dovevamo incontrarci 2 o 3 anni fa a Milano proprio perché doveva venire in radio per fare un'intervista tutti e due insieme. Avevano un concerto con i Tenacious D a Milano, ma poi non ci si riuscì a incontrare perché arrivò l'aereo in ritardo da Vienna e loro poi la sera avevano il concerto e non avevano tempo per venire in radio a fare questa cosa. Quindi mancammo in quell'occasione di incontrarci, però insomma a me piacciono i Tenacious D e mi piacciono moltissimo la musica rock. Mi descrivi con un aggettivo la tua voce? La mia voce è simpatica, poliedrica. Fabrizio, tu hai doppiato Martin Freeman nella trilogia dell'Hobbit nel ruolo di Bilbo Baggins e in Sì. Fargo nella serie TV nel ruolo di Lester Nygaard. Che attore è? Io lo trovo fantastico e molto intenso. Beh, l'ho doppiato anche in un film che si chiama Ghost Stories, che è un film di paura, dove interpreta due personaggi. E adesso a breve lo devo doppiare, inizierò la prossima settimana a doppiarlo in una nuova serie che si intitola The Breeders. Lui è un grandissimo attore di teatro. Ha una grandissima preparazione teatrale e
oltre a essere un attore dalle mille facce, perché appunto anche se tu vedi questo film Ghost Stories, comunque interpreta un personaggio che è anche un po' lontano dall'Hobbit e lontano anche da Fargo, no, Fargo un po' meno perché comunque anche lì faceva uno un po' fuori di testa. Però, sai, stiamo parlando comunque di attori molto molto preparati. Certo. Commedia o dramma? Cosa ti piace più di più? Ma tutte e due, non ho preferenze. In alcuni film della Marvel hai dato la voce a Don Cheadle nel ruolo di War Machine in Iron Man 2 e 3 e in Avengers Infinity War e Endgame. Ti piacciono più Sì. i supereroi? Mi piace doppiare i supereroi, come no, mi diverto molto. E poi la storia del doppiaggio di Don Cheadle è stata un po', perché io doppiavo Terence Howard, che è stato il primo, ha fatto il primo Iron Man, però poi litigò con la produzione e quindi il numero due non l'ha più fatto lui, ma hanno voluto mantenere lo stesso personaggio e lo stesso nome del personaggio e lo stesso doppiatore. Non volevano cambiare voce anche se l'attore cambiava. E quindi questo è stato un piacere perché comunque ho fatto altri 6-7 film di Don Cheadle perché, e l'ho doppiato anche in altre, mi sembra, in un altro film che si chiamava il Detective Happy Hour, un detective da Happy Hour, un film molto, il titolo sembra una stupidaggine, ma il film era molto molto carino, un film inglese molto carino. Lo rivedremmo nei panni di Iron Patriot? Questo non te lo so dire, anche perché quanti ne hanno già fatti di questi? 7-8 di questi Marvel? Sì, vari, sì. Cioè l'ultimo che era Captain America? Cos'era? No, No, l'ultimo era Endgame. Endgame, è bravissimo. Non te lo so dire se ce ne saranno altri al momento. Oltre al doppiaggio, fai anche teatro? Ho fatto teatro, sì, adesso al momento sono tanti anni che non lo faccio, però ho fatto teatro da bambino principalmente. Ho fatto nel 78 e poi nell'81 lo feci anche con Enrico Montesano. Bravo. Grande. Brava, sì. Tu hai anche una bella esperienza di successo come attore. Infatti, come attore, hai recitato nel ruolo di Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono, che ti valse un telegatto. Sì. Quando ti rivedremo sul grande schermo? Ah, guarda, non te lo so dire, io ho fatto vari film, sempre con Ricky Tognazzi, facemmo Ultra nel 1990, col quale vincemmo l'Orso a Berlino, anzi lui vinse come miglior regia l'Orso a Berlino insieme a Jonathan Demme del Silenzio degli Innocenti. Io mi ricordo, insomma, fu una bellissima serata perché andammo tutti a Berlino a ricevere questo premio per questo film e quindi con Ricky c'è un'amicizia ormai trentennale, anche perché appunto lui è il marito di Simona e io Simona la conosco da sempre, insomma. E poi ho fatto altri film, ho lavorato con Francesco Nuti in Donne con le Gonne, con Leonardo Pieraccioni, Fuochi d'artificio, vari film. Sicuramente il Papa Buono è stata una bellissima esperienza perché è stata fatta completamente in inglese, recitato completamente in inglese e poi il personaggio aveva un suo spessore, quindi è stato molto interessante entrare in quei panni, ecco, diciamo così. E quindi ti sei doppiato da solo? Sì, mi sono doppiato da solo. Mi sono doppiato da solo e sono stato l'unico degli attori che si è doppiato in inglese. Come serie d'animazione, hai doppiato Owen in Tutoriality e Speedy Gonzales in I Looney Tunes. Quale ti sei divertito di più doppiare? Beh, sicuramente Speedy Gonzales, anche perché era un po' un'eredità venuta da mio padre, sai che mio padre faceva tutti i personaggi più importanti dei cartoni li ha doppiati lui, insomma, no? Soprattutto gli Hanna-Barbera, i Warner, quindi Daffy Duck, come
come si chiamava quella, Napo Orso Capo, Silvestro, insomma, vabbè, poi Disney, Paperino, la voce di Paperino, e quindi insomma lui doppiava anche Speedy Gonzales, e quindi quando lui se ne andò, loro vollero fare tutti i vari provini e a me spettò la vincita di Speedy Gonzales e mi fece molto piacere. Preferisci doppiare film con attori veri o film d'animazione? Ah, tutte e due. I film di animazione mi piacciono moltissimo, ma a me piace in generale il mio lavoro, quindi se un film è bello, se una serie è interessante, se è fatta bene, se gli attori sono bravi, è un piacere partecipare. Parlando di film di animazione, hai doppiato tra i tanti Maui in Oceania. Ah, vedi, ottimo. Un personaggio dirompente. Tra l'altro lo hai doppiato anche nelle parti cantate. Sì. E sì. Non capita spesso che la Disney lasci cantare i doppiatori. Come sei riuscito a vincerli? Ma guarda, io ho sempre cantato, sono tanti anni che canto nelle serie. Per esempio, prima quando hai nominato Pimpi, quindi facemmo tantissime puntate del libro di Pooh, erano quasi 100 puntate, e diciamo che all'incirca c'erano quasi una canzone a puntata, c'era sempre, quindi sono tantissimi anni che io canto per la Disney, soprattutto nei film d'animazione, ma non solo per la Disney, perché poi per esempio Rio e Rio 2, ci sono due canzoni che abbiamo sempre, che ho interpretato io. Bellissimo Rio. Ti è piaciuto? Nel primo c'era tutto un rap, insomma, interessante. E anche nel secondo c'erano delle canzoni belle, ma insomma principalmente quando ci sono parti cantate cercano di mettere doppiatori che possano anche cantare per potergli far fare tutti e due, a meno che non decidono di chiamare dei talent, e quindi a quel punto è chiaro che sarà il talent di turno che dovrà o cantare o lo sostituiranno nel canto. Visto che stiamo parlando di film d'animazione, volevo chiederti di Ducky. Io non riesco a non ridere ogni volta che vedo i suoi dialoghi surreali con Bunny. Per esempio, certo. C'è un piccolo cortometraggio in cui litigate per stabilire chi è il più amato dai bambini. E il dialogo sì. è serratissimo. Eri allergico con Nanni Baldini. Eri allergico con Nanni Baldini o avete fatto separatamente? Abbiamo fatto separatamente. Ormai non si può più lavorare insieme, a parte per la pandemia, ma anche perché ci viene richiesto proprio di incidere su piste separate, perché poi di solito queste cose vengono missate dai fonici all'estero e quindi hanno bisogno di avere piste separate, e insieme non è possibile poi rendere più semplice il loro lavoro. Quindi siamo comunque chiamati a farlo separatamente. Difficilissimo fare un dialogo del genere, o no? Sì. Assolutamente sì, soprattutto quando poi è una commedia o comunque ci sono degli effetti spiritosi, bisogna avere i tempi giusti e capire bene, lì il direttore deve essere anche molto bravo a capire bene quale sarà poi la modalità dell'altro, come dire la battuta, come meglio rispondere, quindi sennò poi si rischia di fare un grande papocchio. Ti è capitato qualche volta di doverti fermare per smettere di vivere? Sì, ma questo mi succedeva più quando eravamo tutti insieme. Ti racconto una curiosità. Quando io ero ragazzo, non potevo stare all'eggio con Fabrizio Manfredi, che è un altro nostro collega, perché io e Fabrizio siamo talmente amici tuttora che se ci si guarda in faccia ci viene da ridere. E quindi molte volte, quando, per esempio, c'era una serie che facevamo insieme, si chiamava Saved by the Bell, che abbiamo doppiato negli anni 90, e lì ci hanno dovuto separare perché non riuscivamo ad andare avanti, proprio ci veniva troppo da ridere, non riuscivamo a essere seri. Secondo te, che le tue figlie seguono il tuo percorso? Ah sì, è una cosa che sai, sembrerà strano, ma non sono stato io a chiedere di farlo. In realtà il nostro mestiere, cioè, soprattutto i nostri film, le nostre cose hanno sempre bisogno di ragazzi, di bambini, no? E quindi la cosa che ti viene prima in mente a un direttore è quella di chiamare il figlio di
qualche attore che già conosce, perché poi ci conosciamo tutti e quindi è chiaro che tutti sappiamo che io ho due figlie, che quello c'ha un figlio, che l'altro ce n'ha due, quindi è chiaro quando c'è qualche cosa uno chiama e dice ma tuo figlio può venire a fare? E così loro hanno cominciato da bambine, e hanno fatto questa cosa. Il primo doppiaggio credo che fosse Shrek 4, e doppiavano i bambini, i figli di Shrek. E poi da lì tutte e due hanno cominciato a fare varie cose, sia Sara che Chiara, e lavorano. Sara fa tantissime serie della Disney. Cosa sognavi per loro quando erano piccole? Ma guarda, niente, sinceramente non sognavo qualcosa per loro. Mi faceva piacere che magari fossero delle ragazze serene, questo sì, che potessero stare vivere con tranquillità, questo sicuramente. Però non sognavo qualche cosa per loro. Poi adesso quando una c'ha quasi 18 anni, quindi ormai i sogni se li fanno fra di loro. Mi fa piacere che abbiano intrapreso questo percorso. Chiara canta anche lei canta, ha fatto la canzone del Re Leone insieme a Marco Mengoni, del film Il Re Leone della Disney. E anche Sara canta, a loro piace. Per adesso è un gioco anche per loro, poi si vedrà. E ritornando a serie d'animazione, hai doppiato Zio Paperone nel reboot di DuckTales. Com'è stato doppiare questo personaggio al posto di Giorgio Lopez? No, non è al posto di Giorgio Lopez, è al posto di Gigi Angelillo, perché Gigi Angelillo doppiava Zio Paperone. Poi Giorgio Lopez ha finito dei piccoli frammenti di serie che erano rimaste aperte, ma la voce originale e ufficiale era quella di Gigi Angelillo, che era il marito di Ludovica Modugno, grande amico, caro amico, bravissimo attore, scomparso qualche anno fa e che doppiava appunto Zio Paperone. E per me è stato un grande onore poterlo sostituire, aver vinto questo provino, è stato un grande piacere. Ci sono dei ruoli in cui hai dovuto caratterizzare la tua voce che ti hanno messo particolarmente in difficoltà? Beh, mi ricordo che c'era lo stesso Pimpi non era semplicissimo perché ha una voce molto molto leggera, molto acuta, e anche una serie che ha avuto un certo successo, ma non so se la conosci, si chiamava Ed and Eddy. Era una... La conosco, come? Da piccola vedevo. E io ho fatto soltanto la prima stagione, perché poi mi sono fatto sostituire perché per me era molto difficoltoso, più che altro nell'arco della giornata, poter fare altre lavorazioni perché mi si sforzava molto la voce, e quindi a un certo punto ho dovuto chiedere di essere sostituito. Se no, orientativamente, no, è il mio lavoro, quindi riesco a la mia voce è abbastanza malleabile, quindi riesco a caratterizzarla senza grandi difficoltà. In NCIS hai doppiato Sean Murray, ovvero sì. Timothy McGee, un altro personaggio molto amato. E ti piace doppiare le serie TV che durano così tanto? Sì, poi principalmente NCIS sono molto affezionato perché questo è il 18° anno che doppiamo NCIS, quindi diciamo che siamo tutti cresciuti con NCIS. Mi piace molto doppiare delle serie belle, nel senso che NCIS a distanza ancora di 18 anni riesce ad avere delle puntate interessanti, quindi bravi gli autori, perché non è semplice per tutti questi anni poter scrivere delle cose che ancora possono essere credibili e interessanti. Un'altra serie che mi piace tantissimo doppiare è Bull, che è una serie di avvocati, sempre mi è venuto in mente perché è lo stesso protagonista che faceva prima NCIS, Di Nozzo, che non fa più NCIS, adesso è andato a fare Bull, e io doppio insieme a lui l'altro protagonista di Bull, e quindi diciamo che un po' la coppia dei doppiatori, cioè Alessandro Quarta e me, si è riformata da quell'altra parte. A cosa stai lavorando adesso, se si può dire? Guarda, adesso ho finito proprio l'altra settimana il film di Eddie Murphy, Il principe cerca figlio, che uscirà il 5 marzo su Amazon Prime, per il fatto che appunto i cinema sono ancora chiusi e quindi uscirà su Amazon.
Sto doppiando NCIS, la nuova serie, sto doppiando la nuova serie di Bull e adesso dovrei riprendere la prossima settimana Blackish, che è un'altra serie dove c'è Anthony Anderson e anche quella stiamo alla sesta o alla settima stagione, credo. E poi appunto questa nuova serie di Martin Freeman che è Breeders, mi sembra che si intitoli. Bello. Eddie Murphy lo avevi già fatto in Dolemite, si pronuncia giusto? Bravissimo, sì. Dolemite Dolemite is my name. is my name. E lo hai doppiato anche altre volte? No, non l'ho doppiato altre volte anche perché lui è stato fermo per 7 anni e Dolemite è stato il primo film che ha fatto dopo 7 anni, è stato prodotto credo da Netflix ed è uscito in esclusiva su Netflix e quindi da quando Tonino morì ci furono un paio di film doppiati da Sandro Acerbo e poi lui non fece più nulla per 7 anni. Dopo questi 7 anni uscì questo film su Netflix e Netflix volle rifare dei provini, io feci il provino e lo vinsi. E questa volta mi ha fatto ancora più piacere perché appunto hanno fatto i provini, hanno voluto nuovamente i provini per quest'ultimo film del Principe cerca figlio. E le voci sono state scelte da lui, quindi questa volta mi fa ancora più piacere perché la mia voce è stata scelta da lui. Personalmente penso che il tuo modo unico di doppiare sia perfetto per non farlo rimpiangere. Questo non lo so, questo lo direte voi, lo diranno gli Io penso di sì. ascoltatori. Quando faccio qualsiasi cosa, dal telefilm al film importante, ci metto sempre il mio impegno, perché ripeto, mi piace quello che faccio e mi piace farlo bene. Quindi sicuramente io ci ho messo tutto me stesso per farlo. Poi sto ricevendo vari punti di vista, quasi tutti a favore, quindi questo mi fa piacere. Chissà appunto quante volte ti avranno fatto il paragone con il tuo predecessore Tonino Accolla. E Sì, è senti mai chiaro. questa pressione? No, no, non sento la pressione anche perché siamo due persone completamente differenti. La mia fortuna è stata che il film di Dolemite era un film in cui lui non interpretava se stesso, quindi non era il solito Eddie Murphy che siamo abituati a vedere nei film anni 90, ma lui interpretava, raccontava la storia di un personaggio vero, di una storia vera, di un personaggio nero che negli anni 70 era diventato famoso grazie a delle sue intuizioni e quindi lui ha raccontato quella storia. E quindi da questo punto di vista sono stato più fortunato perché in realtà il passaggio che ho avuto nel doppiarlo non è stato nel dover imitare Tonino o dover imitare qualcos'altro, ma ho seguito Eddie Murphy che interpretava quel personaggio, quindi è stato più semplice per me. E anche nel Principe cerca figlio non ho sentito più questa pressione perché ormai avendolo doppiato prima me lo sentivo già più mio, insomma, era più, diciamo, di casa. Chi ha doppiato Arsenio Hall? L'ha doppiato Oreste Baldini. Un grande lui. Sì. E Oreste è il direttore di doppiaggio col quale sto facendo Blackish. Certo, mi ricordo. Visto che del film non possiamo parlarne per non spoilerare, puoi farci sentire la nuova risata di Eddie Murphy? Non c'è una nuova risata di Eddie Murphy, anche perché adesso con le colonne internazionali tutti gli effetti, le risate non si fanno, vengono prese originali. Però una risata potrebbe essere. Potrebbe essere questa, però imiteremmo Tonino e questo non avrebbe senso perché lui è l'originale. Se tu non fossi Fabrizio Vidale, chi o cosa avresti voluto essere? Non ti so dire, parli a livello di spettacolo In in generale? generale. Ma io sono contento di essere Fabrizio Vidale e non aspiro a essere qualcun altro, sto bene così. Che consiglio daresti agli aspiranti doppiatori? Di non fare le scuole di doppiaggio.
Non servono le scuole di doppiaggio. Le scuole di doppiaggio non servono. Servono le scuole di recitazione, che è un altro discorso. E quindi andare in qualche accademia seria, importante, dove si possano fare varie discipline. Doppiaggio, no, doppiaggio è una branca, è una parte della recitazione, ma c'è tecnica della respirazione, dizione, recitazione. Quando uno è diventato un bravo attore, allora si può cercare di migliorarsi nella tecnica del doppiaggio, perché il doppiaggio è una tecnica, ma noi tutti dobbiamo essere attori, non è che si nasce doppiatori. È come se uno dice io sono pilota di autobus, no, tu sei uno che guida, un autista, poi stai guidando l'autobus, ma non è che c'è l'autista dell'autobus e basta, c'è uno che prende la patente e sa guidare un veicolo. Poi si specializza in quella cosa lì. Quindi non fate le scuole di doppiaggio perché non servono a niente. Il doppiaggio si impara andando in sala dopo che uno è un attore, è diventato un attore, ha delle capacità proprie e va a seguire, a imparare la tecnica, ma non c'è bisogno di fare la scuola di doppiaggio. Hai rovinato i miei piani. Perché? Perché volevo fare la scuola di doppiaggio. Tu, ma no, se devi fare una scuola di recitazione, la scuola di doppiaggio non ti serve a niente. Se vuoi diventare un attore, devi fare la scuola di recitazione, dove ti insegnano a parlare bene, migliorano la tua dizione, ti insegnano la tecnica della respirazione per poter gestire tutta la tua voce, i tuoi fiati. Allora sì, una volta che sei diventato un attore, puoi imparare la tecnica del doppiaggio, ma non ti serve la scuola di doppiaggio. Per Ah, diventare un attore, non seguirò puoi il fare tuo il consiglio. contrario, non puoi fare il contrario, devi prima diventare un attore e poi puoi fare doppiaggio. Seguirò il tuo consiglio. Ottimo. C'è un personaggio tra quelli che hai doppiato che ti somiglia o a cui ti piacerebbe somigliare? Beh, sicuramente Jack Black, siamo molto simili nel modo di giocare, di scherzare, di fare un po' i cazzoni, come si dice in gergo. E lo sento molto vicino, per questo insomma mi ci ritrovo molto nel doppiarlo. Bello. Vuoi fare un saluto a tutti gli amici di UDub con la voce di Maui? La voce di Maui è la mia, e quindi lo faccio con la mia voce. Ciao ragazzi di UDub, grazie! Fabrizio, della tua simpatia e disponibilità. Grazie a voi, un abbraccio. A tutti gli amici di UDub, appuntamento alla prossima intervista. E mi raccomando, iscrivetevi tutti al mio canale e aspetto tanti like. Ciao a tutti!